sempre, nella storia della gastronomia, le erbe, i fiori e i frutti spontanei sono stati il filo conduttore dell'alimentazione prima e della cucina dopo. Luca Nardi, che di professione è un allestitore botanico, oggi, con l'appoggio della sua famiglia, riesce a trasmettere esperienza e passione nel locale di sua proprietà a Villanova Solaro, cittadina del Piemonte, nella provincia di Cuneo. Mi chiamo Luca Nardi, vi presento la mia professionalità. Ho deciso, dopo gli studi, di percorrere le orme della mia famiglia, in primis di mio papà Nardi Ampeglio, che ha fondato un orto botanico nel 1968, che guarda caso la mia età. Da in avanti abbiamo costruito un'azienda di progettazione di giardini, sempre studiando le erbe aromatiche, le erbe spontanee, i fiori. E dopo vari anni di lavoro in giro per l'Italia, abbiamo deciso di aprire un piccolo locale e portare in modo professionale la storia della nostra cucina, che è molto semplice, però è fatta di stagionalità, di cura delle piante, dei fiori, portate tutti i giorni sulla nostra tavola. Adesso, grazie sempre alla collaborazione di mio fratello, di mio nipote, di mio figlio e di mio papà, riusciamo a gestire questa raccolta di erbe spontanee, sempre stagionale, la cosa è molto importante. Quindi ogni mese, seguendo la stagione, andiamo a raccogliere cosa la natura ci dà come regalo e riusciamo a portarlo in tavola sempre abbinandolo alle carni in modo naturale, alle paste fatte in casa e ai nostri vini biologici e non. Oggi abbiamo preparato una frittata di farinello selvatico, che è una specie di spinacio che si raccoglie nei campi, un papavero, sempre selvatico, e della camomilla con le nostre uova delle nostre galline, servita tiepidissima con dei fiori di rosa. A seguire abbiamo preparato delle uova alla rovellina sode con il tuorlo, una maionese, abbiamo dato un piccolo aroma con degli aghi di pino. La nostra amata Silvia ha una sua cascina stamattina, dopo aver munto le mucche al mattino, ci ha preparato un tomino fresco fatto veramente in casa, servito con un bagnetto di crescione e rafano. Come quarto antipasto abbiamo una selezione di una passeggiata, e qua diciamo ritorna il mio essere garden designer. Ho preparato una passeggiata nel giardino di carne cruda, quindi la carne cruda servita classica con del castelmagno stagionato, uno zabaglione salato e una julienne di tifa. La tifa è un'erba particolare che forse pochi conoscono, che si raccoglie in questa stagione lungo i fiumi, lungo i torrenti locali. I germogli verdi fatti a julienne, che si possono mangiare freschi, che sanno di cetriolo, oppure fatti in padella con l'olio extravergine, che possono dare una croccantezza. Al primo abbiamo fatto una chitarra fatta a mano con della farina di farro e 00, con un pesto di agliaria. Agliaria è un'erba spontanea che cresce in questo mese, e delle cime di rovo. Questo è un piatto un po' particolare, il rovo, quello che fa le more, non il gelso, proprio i rovi, quelli che hanno le spine. Come secondo, oggi abbiamo preparato, grazie ad Anna, un girello cotto a bassa temperatura, quindi l'abbiamo cotto in padella, fatto la reazione famosa, come dicono i grandi chef, la reazione di Maillard, per caramellizzare gli zuccheri, poi cotto a bassa temperatura per mantenere un colore rosato. Abbiamo fatto una riduzione di nebbiolo con dei fiori di acacia appena raccolti e un Louvertin gratinato sopra. Come dolce abbiamo il Bunè della Donna classico. Questo è un omaggio ai nostri anziani. Siamo cresciuti da bambini con questi dolci, il Bunè fatto in casa della nonna con l'amaretto. E poi abbiamo raccolto i fiori di sambuco e di acacia, fatti pastellati con un pizzico di sale, zucchero a velo, e serviti così come sono, caldi.